prima gara ufficiale della stagione 2024-2025 per il Termolicalcio 1920, secondo turno di Coppa Italia, e gli avversari erano quelli del Teramo 1913 che 7 giorni fa hanno fatto fuori in casa loro la squadra dell'Isernia. Al quinto subito Teramo pericolosissimo, ripartenza veloce degli ospiti che appena in aria vanno al tiro forte e preciso nell'angolino alla destra di Palombo, ma un superbo portiere giallorosso fa strozzare in gola il grido del gol ai teramani. Risponde il Termoli con Piccioni di prepotenza, viene ostacolato, resiste, si rialza, riconquista palla e a tu per tu con il portiere tira, ma Di Giorgio riesce con fortuna ad opporsi. Al 31esimo un assist di Touré crea una situazione di pericolo in area termolese, ma sfuma tutto. 34 minuti del primo tempo, ancora Piccioni ci prova, si libera al tiro e lascia partire un fendente insidiosissimo che sfiora di pochi centimetri il palo alla destra del portiere ospite. Al 44esimo il Teramo passa, palla che giunge al temibilissimo Touré che raccoglie dal limite e fa partire un siluro che giunge e si infila alle spalle dell'incolpevole Palombo. Finisce così un primo tempo con gli ospiti in vantaggio, un po' anche a sorpresa. Ripresa, come ormai ci aveva abituato lo scorso anno, al ritorno in campo il Termoli parte subito a sprombattuto e al terzo minuto rischia seriamente di pareggiare. Un gran tiro sfiora il palo alla destra di Giorgio che in tribuna ha dato l'illusione del gol. Al settimo risponde il Teramo con Esposito, appostato al centro dell'area piccola, riceve un pallone invitante ma di testa spara alto. Arriviamo al decimo e al termine di un'azione tutta di prima stupenda, puntoriere di testa mette alle spalle di Di Giorgio, tra il tripudio dei tantissimi tifosi in tribuna. Reagisce il Teramo al dodicesimo, il pericolo creato dagli ospiti viene sventato con maestria da Sam The Wall siciliano. E alla mezz'ora un fuori programma. La partita si ferma perché un tifoso della curva guida, caduto sugli spalti, ha creato un po' di panico. Allertata la Croce Rossa presente sul campo e molta concitazione, giustamente e doverosamente l'arbitro sospende la gara per 5 o 6 minuti. Per fortuna poi nessuna conseguenza grave per lo spettatore, solo molto spavento, concessi come prevedibile 8 minuti di recupero per la lunga sosta e al 94esimo i teramani vanno in gol, ma per fortuna del Termoli la rete viene annullata per fuorigioco. Si rimane così sull'1-1 e arrivano i calci di rigore. Parte il Termoli con Galdean e se lo fa parare. Tira il Teramo e Palombo para. Il secondo e il terzo segnano sia Termoli che Teramo. Il quarto e il quinto sbagliato rigori da tutte e due le squadre. Si va così ad oltranza, ma sbaglia il settimo il Teramo. E così la squadra giallorossa passa il turno per 5-4. Buona la prima per il Termoli ed ora sotto con il campionato. Raccomandata con ricevuta di ritorno per il Notarisco, prossimo avversario della prima giornata appunto del campionato di Serie D che inizia domenica 8 settembre.